Domenica mattina, l'uomo dal cappello giallo era stato convocato a un'importante riunione. Qui non c'è più la scala serpentina! George, hai visto il disegno della scala serpentina? Ma com'è possibile? Oh, santo cielo! Oh! Oh! Oh, grazie! La professoressa Wiseman vuole che mostri i miei disegni al dottor Forbin, ma... Non mi ha detto il perché. Ha detto solo che potrebbe essere una grande opportunità. Andiamo? Si è fatto tardi? Devo assolutamente essere all'aeroporto tra un'ora. Non posso più aspettare. Non preoccuparti, lui è sempre puntuale. Beh, quasi sempre. So che ti piaceranno molto i suoi disegni quando li vedrai. Oh, è troppo tardi per andare a piedi. Dobbiamo prendere l'autobus. Vuoi vedere la strada che faremo? D'accordo. Qui è dove siamo adesso. E dovremo arrivare qui, dall'altra parte del parco. Quindi con l'autobus passeremo davanti alla biblioteca e gireremo a sinistra. Poi supereremo la prima, la seconda, la terza strada fino alla decima strada. Poi gireremo di nuovo a sinistra e arriveremo al palazzo di vetro. George voleva portare una mappa con sé per seguire il percorso, ma non ce n'era rimasta neanche una. Ecco l'autobus! Prossima fermata, biblioteca. A George piaceva andare sull'autobus e guardare la città che scorreva. George vide una cosa che colpì molto la sua attenzione. Una fermata d'autobus con un sacco di mappe gratis. George? George! George, non è la nostra fermata, dobbiamo ancora fare molta strada. Prossima fermata, prima strada. Oh, oh! La mia borsa! Aspetta, ferma! Oh, va bene, va bene. Cerchiamo di mantenere la calma, non è successo niente di grave. In fondo è successo solo che l'autobus se n'è andato portandosi via i miei disegni. Oh, quelli che dovrei presentare tra 7 minuti! Giusto, abbiamo la mappa, quindi sappiamo esattamente la strada che farà l'autobus. Ora dobbiamo solo raggiungerlo. Quella bicicletta faceva proprio al caso di George. Taxi! 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 George! George! George, torna indietro! George! Taxi! Tra 6 minuti al massimo devo andare via. Arriverà in tempo. George capì dalla mappa che stavano facendo lo stesso percorso dell'autobus. Ma lo avrebbero raggiunto? Taxi! Oh, presto, devo raggiungere un autobus. Prende un taxi per raggiungere un autobus? Sì, e mentre andiamo cerchi una scimmia su una bicicletta. Mentre andiamo devo cercare una scimmia su una bicicletta. Io sono solo un tassista, amico. La prego, si sbrighi da quella parte!
Finalmente stavano quasi per raggiungere l'autobus. Quando il fattorino si fermò per fare una consegna. Doveva trovare un altro mezzo che andasse nella direzione giusta. Il camion stava andando nella direzione sbagliata. Devo recuperare la mia cartellina. La sua cartellina? Non doveva raggiungere un autobus, una bicicletta e una scimmia? Non una bicicletta e una scimmia, ma una scimmia su una bicicletta. Ma non pedala lei. Sta in un cestino, capito? In un cestino? Le dispiacerebbe essere un po' più chiaro? George era quasi ritornato al punto di partenza, ma non vedeva l'uomo dal cappello giallo da nessuna parte. Ma aveva scoperto come faceva la sabbia ad arrivare nei parchi per bambini. E adesso come avrebbe raggiunto l'autobus? Forse poteva tagliare attraverso il parco e raggiungere il palazzo di vetro prima che lo facesse l'autobus. È quello laggiù l'autobus che cercava? Sì, è quello! Vede George da qualche parte? Chi diavolo è George? Prima cercava un autobus, poi una scimmia, una bicicletta, una cartellina e adesso un George. Ehi, fermati! Mi dispiace molto, ma adesso devo proprio andare all'aeroporto. D'accordo, lo aspetterò io. E quando sarà arrivato, gli dirò che sei dovuto andare via. Oh, l'autobus sta andando via! George era così felice di essersi fermato che non si era reso conto di dov'era. Ce l'aveva fatta. Era arrivato prima dell'autobus. Taxi! Che cos'è? Eh? Wow! Questa è opera tua? È un disegno molto interessante. Linea e altri. Ma sono fantastici! Ecco George! Fermi il taxi! George! La mia cartellina! I miei disegni! Dottor Forbin! Dottor Forbin?
Non mi ha detto che cercava anche un dottor Forbin? Sono i disegni di cui mi ha parlato la Wiseman? Sono esattamente quello di cui ho bisogno per la segnaletica del Museo dei Bambini a Parigi. Voglio che tu venga immediatamente a Parigi con me a lavorare con il mio staff. Ah, hai sentito, George? Andremo a Parigi! Quindi lei ha preso un taxi per raggiungere un autobus per trovare una scimmia per prendere una cartellina da mostrare a un tizio con il quale sta andando a Parigi. Una mattinata piena di impegni. La prego, si sbrighi. Dobbiamo essere all'aeroporto fra 5 minuti. Caspita, non è mai arrivato così in ritardo da quando lo conosco.